tutti, oggi andremo a realizzare la borsa che avete visto nell'anteprima. Ho preparato già il fondo, ho fatto delle catenelle iniziale, poi ho lavorato il primo giro aumentando nei quattro angoli 3 maglie basse e negli altri 2 maglie basse. Si può anche fare 2, 1, 2, 1, 2, 1. Secondo giro ho lavorato maglie basse senza aumentare. Adesso chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella. Andiamo a lavorare maglie basse in tondo fino ad avere l'altezza desiderata, perché è una borsa semplice anche per le principianti. Per tutti che vorrebbe realizzare una borsa senza punto particolare. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare alla fine, e poi alla fine metteremo il marcapunto perché non andremo a chiudere, però a lavorare in tondo fino ad avere l'altezza desiderata. Arrivando alla fine del giro, invece di chiudere con una maglia bassissima, noi andiamo a lavorare una maglia bassa qui e mettiamo il marcapunto, così ogni volta che arriviamo qui metteremo il marcapunto per ricordare l'inizio del nostro lavoro. Quindi continuiamo a lavorare in tondo una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad avere l'altezza desiderata. Ho terminato di lavorare un po' di giri. Misuriamo la borsa. La borsa misura 24 centimetri. Ho tagliato già la rete, andiamo ad inserire la rete dentro. Andiamo a lavorare un giro di maglia bassa. Togliamo il marcapunto, lavoriamo una maglia bassa. Rimettiamo il marcapunto e continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine del giro. Arrivando a questo punto, tagliamo il filo. E chiudiamo il lavoro creando l'assola di chiusura. Lo blocchiamo all'interno. Adesso pieghiamo la borsa a metà così. Misuriamo quattro centimetri o anche 4,5 con uncinetto numero 3. Adesso lasciamo l'uncinetto numero 4. Con uncinetto numero 3 andiamo a lavorare punto catenella intorno alla borsa con un colore diverso dal colore della borsa. Potete scegliere quello che volete, io utilizzo questo. Inserisco l'uncinetto, prendo il filo, vado a fare punto catenella.
lasciamo un po' di filo all'interno che dobbiamo legare alla fine del lavoro. Entriamo così e lavoriamo punto catenella. Entriamo, abbiamo la linea di guida e lavoriamo punto catenella. Entriamo, prendiamo il filo, punto catenella, entriamo, punto catenella, continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando alla fine faccio l'ultima catenella qui. Taglio il filo, e chiudo il lavoro passando il filo sotto . Ho terminato, si può lasciare la borsa in questa maniera, cucendo i manici scelti, già semplice così come si può decorare con i fiori, con qualche accessorio. Però adesso andrò a fare un piccolo lavoretto a ventaglio. Prendiamo l'uncinetto, prendiamo il filo. Inseriamo qui, prendiamo solo una sola e andiamo a lavorare una catenella per bloccare il filo. E lavoriamo una maglia bassa. Saltiamo 1 e 2, nel terzo lavoriamo punto ventaglio, due, una catenella e altri due. Di nuovo saltiamo 1 e 2, nel terzo lavoriamo una maglia bassa, carichiamo, saltiamo 1 e 2, nel successivo lavoriamo punto ventaglio. Una catenella, altri due maglie alte, quindi continuiamo a fare questo fino alla fine del giro. Questo ventaglio è composto da 4 maglie alte con una catenella al centro. Ho terminato di lavorare intorno. Arrivando qui, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella. Adesso lavoriamo di nuovo una maglia bassa in questo spazio che c'è tra le due maglie alte. Dobbiamo andare a lavorare 3 maglie alte separate da una catenella. In
questo, dove abbiamo maglia bassa, lavoriamo una maglia bassa. Ok, andiamo in questo, lavoriamo 3 maglie alte separate da una catenella. Questo è il motivo che dovevo andare a lavorare fino alla fine del giro. Continuiamo così fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare con 3 maglie alte. Arrivando a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e una maglia bassa. Ripetiamo la sequenza di 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. Lavoriamo una maglia bassa qui, continuiamo a ripetere 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. Una maglia bassa nella maglia bassa precedente. Ripetiamo fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il giro, tiriamo il filo e chiudiamo qui il lavoro. Lo andiamo a bloccare di dietro. Allora, ho cucito il manico da questo lato, andrò a cucire l'altro qui, quindi sempre con il filo colore marrone. Posizioniamo il manico, che deve essere preciso con quello di davanti, e passiamo di sotto e andiamo a cucire il manico alla borsa. Quindi devo ripetere questo passaggio come abbiamo fatto dall'altro lato, ok? Ho terminato di cucire l'altro manico, quindi la borsa è terminata, ai fondo in pelle, 2 manici, si può decorare come uno vuole. Ho dovuto mettere questi qua per abbellire un po', si può anche attaccare l'etichetta qui o anche sotto, a seconda dove uno vuole. Per la fodera si fa a piacere con la chiusura a calamita. Spero che la borsa vi piace, è una borsa semplice con punto basso e con questo piccolo decorazione un po' diverso per dare un tocco in più. Questo colore non si fa vedere bene la lavorazione, però vi assicuro, se li fate con il colore un po' vivace, si noterà di più, anche se volete anche allungare un po'
questo motivo di punto ventaglio. A scendere si può arrivare anche fino a questo punto e sarebbe anche un'interpretazione bella per personalizzare le vostre borse. Spero che il tutorial vi piaccia. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!